Era una serata tranquilla nella mia vanilla e mentre andavo a caccia di mostri, improvvisamente vidi qualcosa di strano. A terra trovai della redstone, probabilmente sangue finto. Beh, forse chi ha realizzato questo video aveva dei problemi sul budget. Ma la cosa più strana era che accanto al sangue c'erano dei cartelli con su scritto il mio nome. Attenta, Lightning. A questo punto continuai a seguire il sangue a terra. C'erano diversi cartelli con su scritto sei in pericolo. Sto per venirti a prendere. E mentre lottavo per la mia sopravvivenza, continuai ad avanzare. Ti sto aspettando. Non puoi scappare. I cartelli portavano a uno strano portale illuminato da delle zucche di Halloween. E a questo punto decisi di fare quello che in realtà non avrei dovuto fare: entrare nel portale. Mi risvegliai improvvisamente in uno strano mondo. Questa non era la mia vanilla. Figuratevi se avevo costruito qualcosa di buono. Non avevo più la mia spada. Decisi di aprire la cassa. Presi tutte le armi che trovai in giro. E decisi di proseguire. Questa non era la mia vanilla. Il mondo era strano. I mostri erano strani. Persino gli zombie. Erano troppo zombie. Il che è molto strano perché sono già zombie, ma non erano gli stessi zombie. Davanti ai miei occhi si presentava una casa enorme. Beh, chiamarla casa sarebbe un insulto perché è veramente gigantesca. Avevo paura, sinceramente, un po' sì. Però era Minecraft. Anche se gli zombie erano molto più spaventosi. E anche gli scheletri? Come potevo aver paura di Minecraft? Persino i ragni avevano una faccia nel sedere. Dopo un po' mi resi conto di essere finita in un cimitero. All'interno di questo cimitero c'era una cappella. Decisi di entrare. Guardai nelle casse e presi tutto quello che trovai, col cavolo che lo lasciavo qua dentro. Trovai persino dei diamanti, ma improvvisamente iniziai a sentire dei rumori molto strani. I rumori provenivano da quella terribile casa. Beh, probabilmente morirò, ragazzi. Solitamente in queste storie non c'è un lieto fine, si entra all'interno di case spaventose e non si esce mai più. Considerando che io muoio già in tempo di pace, probabilmente è così. Ma nonostante tutto, decisi di entrare. Appena entrai, comparve subito un mostro strano, un mostro che non avevo mai visto su Minecraft. Immaginavo, venni uccisa all'istante. Ah! Pensavate che ero già morta! In realtà la storia non è andata così! In realtà entrai nella casa. Non c'era nessun mostro ad attendermi. Così mi feci avanti. Iniziai ad esplorare, ma all'improvviso notai che qualcosa mi stava spiando. Mi nascosi subito. Era un mostro che io non avevo mai visto su Minecraft. Ne uccisi uno. Ma questo era solo l'inizio. Davanti a me trovai delle scale e ad aspettarmi c'erano degli zombie. Altri zombie iniziarono ad attaccarmi. Mi accorsi di una cosa molto importante. Le torce all'interno di questa stanza non funzionavano. In alcune ceste c'erano delle scritte strane. Bisognava trovare una chiave. Una chiave nascosta chissà dove. Tornai nella casa e
e decisi di esplorare ancora un po'. Cercai questa chiave ovunque, ma mentre salivo al piano superiore, trovai due di quei terribili mostri. Provai ad affrontarli, ma erano molto molto forti. Nonostante il mio equipaggiamento, non riuscivo a sconfiggerli. Provai ad attaccarli con tutto quello che avevo. Purtroppo, la mia spada 18 non ebbe la meglio. E quindi, come immaginavate, sono morta. La nostra eroina non trovò mai la chiave e noi non sapremo mai il mistero della cantina. Beh, ma se questo video vi è piaciuto potete comunque lasciare un mi piace.